Lei. Guarnieri, Paolo Guarnieri. Professione? Avvocato. Età? Ma che c'entra l'età? Un momento! Prima. La prego, andiamo per ordine. Età? 42. Adesso mi dica il nome della signora. Adriana Nata Morlenghi. Età? 26 anni. Veri? Ma sì, veri, veri. Che? 16 anni mi sembrano un po' troppi. Beh, e che ci posso fare? Dicevo così, ma questo potrebbe spiegare molte cose. Ma che spiegare, spiegare? Questo non spiega proprio niente, se non mi lascia parlare. Parli, parli, ma mi raccomando, esattezza e precisione. Dunque, le cose sono andate così. Ieri io dovevo partire e invece ho perduto il treno e sono tornato a casa. Sì, ho capito, è tornato a casa e ha trovato sua moglie in compagnia. No, non ha capito proprio niente. Mia moglie stava solissima, era seduta qui, su questo divano. E che faceva? Ma niente, teneva gli occhi chiusi, pareva che dormisse. No, 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 mi scusi, ma allora non capisco. Aspetti, non ho finito. La stanza qui era completamente all'oscuro. Ma qui sul davanzale c'era una lampada accesa. Ai ai. Ai ai ai, c'è poco da fare, ai. Io non posso formulare la benché minima accusa nei confronti di mia moglie, anzi, non posso nemmeno lontanamente sospettarlo, ma quella lampada mi ha dato fastidio. Sfido io, le par poco. Una lampada accesa di notte sul davanzale col marito partito. Avvocato, non vorrei allarmarla, ma se fossi lei non starei affatto tranquillo. Infatti per questo ho telefonato. Ha fatto bene, ha fatto bene. Potrebbe trattarsi di una coincidenza casuale, di un'apparenza senza importanza, ma è meglio non fidarsi. Specialmente quando vi sono 16 anni di età di differenza. Bisogna prepararsi a tutto. Comunque vedremo, indagheremo. Immagino che lei desideri far sorvegliare sua moglie. Ah sì, appunto, devo partire fra poco. Sarò assente fino a giovedì prossimo. Voglio sapere tutto quello che farà mia moglie e tutte le persone che avrà incontrato durante la mia assenza. Benissimo, se vuole farmi vedere l'oggetto. L'oggetto? Ma la signora che devo sorvegliare. Ah, sì, mia moglie, eccola. Bella donna. Al mio caro Lollo, con infinito affetto. Mi scusi, ma chi è Lollo? Sono io, mia moglie ha la mania dei vezzeggiativi, l'ha ereditata da sua madre. Magnifica bocca e che occhi, devono essere bellissimi. Sì, sì, non c'è male. Allora, quando potete cominciare? No, mi dispiace, la fotografia non basta. Come non basta? Perché vede, caro Lollo, mi scusi, volevo dire, caro avvocato, una fotografia, per quanto somigliante, può trarre in inganno, sarebbe meglio che io potessi vederla di persona. Ma come, se mia moglie la vede, ah, capisce no, subito. No, non deve vedermi. Dov'è in questo momento? Non lo so, credo sia di là, adesso mi informo. Alfonso, Alfonso! Sì, signore! Dov'è la signora? Che fa? Ha finito di vestirsi. Credo che stia per uscire. Sì, va bene, va pure. Adesso esce. Lei si nasconda qui, dietro questo divano. Aspetti, come fa a riconoscerla? Non è sola, è con sua madre. Beh, non credo ci sia da sbagliare, la più giovane. No, la più giovane è la madre. Come? Non detto, non d'aspetto, vedrà, mia suocera è sempre molto elegante. Beh, ma ci sarà un modo per distinguerle. Che vestito ha la signora? E che ne so. Ah, ho trovato, darò un bacio a mia moglie, vedrai, il sistema migliore. Non potremo sbagliarci. Presto, si nasconda. Permesso, non è andato via il tuo cliente? Sì, sì, è andato via. Ah, si è portato via la pianta? Peccato, mi piaceva. Noi usciamo un minuto per fare delle commissioni, ma torniamo subito. Ti rivedo, vero? Non parti subito? No, partirò più tardi. Ti serve niente, Paolo? No, Adriana! Sì? Aspetta. Che c'è? Che vuoi? Volevo darti un bacio. Perché? Così, così per niente. Già per niente, ah, uomini. Ciao Paolo. Ciao. Benissimo, adesso ho tutti gli elementi. Posso iniziare? Sì, sì, inizi pure. Benissimo, allora, giovedì 16, ore 10.35, il soggetto esce con la madre. Mi scusi signore, devo andare. Una settimana dopo. Ma come? Non capisco. L'ho sentita questa mattina che non si sentiva bene e che aspettava il medico. Ma è poi venuto.
medico? No, signora, qui non si è visto nessuno. Ma a che ora è uscita? Presto, saranno state 2:30. Aveva molta fretta perché 3:00 doveva essere dal dentista. Dal dentista? 3:00? E che ci fa tutto questo tempo dal dentista? Sono quasi 7:00. Ma soffriva molto? Chi, la signora? No, affatto. Anzi, era molto allegra, ha mangiato di buon appetito. Ma ieri non è stata a casa tutto il giorno perché aveva la febbre? No, signora. Ieri mattina è uscita la mattina presto ed è tornata subito dopo cena. Ma non è stata a pranzo da lei? No. Cioè, sì, certo, come no. Me ne ero dimenticata. Dicevo l'altro ieri. L'altro ieri è stata a colazione della signora Matilde. Quindi è sempre stata bene in questa settimana. Sì, bene, anzi meglio del solito. Hanno suonato, vai a vedere. È la signora. No, è lui, è il signore. Ah, ci mancava più lui adesso. Ciao Paolone. Buonasera, mamma. Che piacere vederti. Adriana dov'è? Dovrebbe essere qui a momenti. È uscita un attimo a fare delle commissioni. Beh, ma tu l'avevi avvisata del tuo rientro, non Ho è vero? Ho pensato di fare un'improvvisata. Bravo, bravo. Proprio oggi mi diceva come si sentiva sola durante la sua assenza. Mi domandava: ma quando torna? Quando torna? La valigia portala su in camera, mentre la borsa con le carte lasciala qui. Subito. Beh! Ma niente di nuovo durante la mia assenza? Ma che caro, il solito tran tran! C'è stato un torneo di canasta e per un pelo non ho vinto la coppa. Peccato, sei stata spesso con Adriana in questi giorni? E spesso, spessissimo. Praticamente sempre. Poverino, si sentiva così sola senza di te che le ho tenuto un po' di compagnia. Bene, bene. E la sera è sempre rimasta in casa? Ma si capisce. E dove volevi che andasse? 10:00 era già a dormire. Poverina, ma tu piuttosto? Sembrava dovessi tornare dopo un paio di giorni e invece... Sì, volevo tornare prima, ma sono stato costretto a trattenermi per un po'. Ma ho avvisato Adriana che avrei dovuto ritardare, non te l'ha detto? Ma come? Ma certo. Ci è rimasta così male. E figurati che voleva partire anche lei. Ma no. Ma sì. E per andare dove? Per venire da te. Sarebbe stata una sciocchezza. È quello che l'ho detto anch'io. Ma ora che sei tornato finalmente sarà felice di riabbracciare il suo maritino. Ormai non può più tardare molto. Vedrai. Speriamo. Sì, sarà qui a momenti. Speriamo. Vabbè, mamma, grazie di tutto, arrivederci. No, caro, ma io non vado, io resto. No, bene, bene. No, pensavo, se permetti vado un attimo di là a rinfrescarmi, vai, sai, caro. Il viaggio. Sì, non ti preoccupare, vai pure. Ma si può sapere dove è andata la signora? Gliel'ho già detto dal dentista. Ma che dentista? A quest'ora avrebbe fatto in tempo a togliersi tutti i denti. Che sia dalla signora Matilde? Ah, non penso affatto. Ha telefonato poco fa. Anche lei pensava che avesse l'influenza. Anche lei? Senti, proviamo a richiamarla. Lo conosce il numero? Sì, 40 43 20. È occupato. Ma come occupato? Non hai nemmeno composto il numero. È occupato, sta parlando il signore dalla camera da letto. Vuoi dirmi che da questo telefono si sente tutto ciò che dicono dall'altro? Sì, certo. E con chi sta parlando? Non saprei. Ma da qua, fa sentire. Che suona adesso? Oh, signore, mi aveva chiesto di portargli una limonata calda. Vai, portagli la limonata calda. Sai dov'è l'elenco del telefono? Oh, deve essere in cucina. Poco fa la Cesira l'aveva usato per cercare il numero del droghiere. Non importa. Pensa alla limonata calda e io penserò all'elenco.
sei tu. Hai ragione, scusami. Ho provato a telefonarti, ma tu eri già oh, non sai quanto mi dispiace. Ma se chi vuoi, la mamma ha insistito perché l'accompagnassi a un concerto. Va, brutta musica moderna, figurati, una noia spaventevole. Vabbè, io avrei voluto andarmene via, sai, Matilde, ma la conosci la mamma? Oh, aspetta ancora un momento! Sì, la conosci. Ah, no, domani mattina non posso perché devo accompagnare la mamma dalla sarta. Sì, ma ti chiamo io all'ora di colazione. Sì, ma... Ok, non dubitare. Ciao, Matilde. Ciao. Ah, mamma! Sei qui? Sì, di ritorno dal concerto. Scusa se non sono venuta da te ieri. Ho provato a telefonarti, ma tu eri già uscita. Non sai quello che mi è successo? Ho incontrato Matilde e ha insistito perché l'accompagnassi a vedere il suo appartamento nuovo. E io avrei voluto andarmene via, sai. Ma la conosci, Matilde? Oh, aspetta ancora un momento! La conosci, Matilde? Sì, la conosco, Matilde. E lasciala perdere che lei non c'entra proprio nulla. Allora, si può sapere che cosa sono tutte queste bugie? Bugie? Sì, l'appartamento di Matilde, il dentista, la febbre, il mio concerto. Oh, mamma, ti prego, non cominciamo con gli interrogatori. Sarò libera, spero, di fare quello che mi pare. Non sono più una bambina. Sì, certo, si capisce. Ma si può sapere che cosa hai fatto tutta questa settimana? È da giovedì scorso, da quando è partito Paolone, che non ti vedo. Dove sei stata? Che cosa hai fatto? No, non ho fatto niente, non sono stata da nessuna parte. Avevo solo voglia di starmene un po' da sola e per questo ho inventato qualche scusa. Qualche scusa? Un cumulo di menzogne, una più cretina dell'altra. Oh, mamma, senti, è ridicolo che una donna come me debba sempre rendere conto a tutti di quello che fa, al marito, alla madre, alle amiche. Davvero, sì? Ti sembra ridicolo? Beh, vuoi sapere la novità? Sì. Tuo marito è tornato. Tornato? Già, e durante la sua assenza ti ha fatta sorvegliare. Sorvegliare? Eh sì, l'ho sentito prima di là mentre si faceva mandare i rapporti da quelli dell'agenzia. Guarda, ecco qui. Agenzia scruta e vedo indagini, pedinamenti e informazioni. Massima segretezza e discrezione. Mi sembra che non ci siano dubbi, ti ha fatta pedinare. Mi ha fatta pedinare. Capirai. Ecco perché chiedevo. Prima, quando l'ho sentito, mi sono sentita gelare. Ma tu non avrai fatto nulla di male, ovviamente. No, mamma, te lo giuro, non ho fatto niente di male. Solo qualche appuntamento innocente. Appuntamento innocente? Che appuntamento? Appuntamento con un uomo? Sì, mamma, con un uomo. Oh mio Dio, che disgrazia! Ma dove, quando, come l'hai conosciuto? Ah, così, per caso. Lui voleva vedermi. Doveva dire di no? Gliel'ho detto, ma lui ha insistito. E allora? E allora abbiamo cominciato a fare delle passeggiate. E poi ha cominciato a piovere. Invece di passeggiare, ci incontriamo ogni mattina in un piccolo caffè davanti alla stazione. Un piccolo caffè? Ma disgraziata, ma non lo sai che tra poco tuo marito sarà qua e soprattutto verrà messo al corrente di tutto? Ma non facevamo niente di male. Ma che importa se non facevate niente di male? Non dovevate farvi vedere. L'importante non è quello che si fa, ma quello che si vede. Ma benedetta figliola, certe cose bisogna farle con precauzione. Volevo dire, signora mia, certe cose bisogna proprio evitarle. Ma se proprio si vogliono fare, e che diamine, ci vuole un po' di prudenza, di furberia. Ma si può sapere chi è quest'uomo? Come si chiama? Si chiama Fortunio. Fortunio? Non è il suo vero nome. Dice che i nomi non contano, che ognuno deve essere libero di scegliere il nome che gli piace. Lui ha scelto Fortunio e per rimanere nel mistero preferisce chiamarmi Titania. Fortunio! Titania! Ma si può essere più imbecilli di così? Ma perché, mamma? Che c'è di strano? È un uomo fuori dal comune, ha un animo da poeta. Oh, sì? E per quest'anima da poeta ti sei cacciata proprio in un bel guaio? Ma che ti è saltato in mente? Ma ora non perdiamo la calma, ragioniamo. Allora, di là c'è tuo marito che sta bevendo la limonata calda. Tra poco saranno qui quelli dell'agenzia con i rapporti degli incontri tra te e Fortunio. Va bene, confesserò. Ma sei pazza? Ma neanche per sogno. Ma se mi hanno vista? Ma non importa se ti hanno vista, credi a me, confessare non serve a nulla, nega tutto. Ma se gli danno le prove? Ma le prove non contano. I mariti non chiedono di meglio che di poter credere. Finirà col convincersi che quelli che ti hanno seguito si sono sbagliati.
E mi raccomando, aggrediscilo, affrontalo e aggrediscilo. Faccio ad aggredirlo? Ma sì, digli che sai tutto. E poi arrabbiati, mi raccomando. Si mostri offesa perché ha osato dubitare di lei. Si convincerà che il torto è suo e lei domanderà scusa. Ma in fondo un po' di colpa io ce l'ho. Ecco, brava, e vaglielo anche a dire. Non te lo perdonerebbe mai e te lo rinfaccerebbe ad ogni occasione. Oh, è capitato anche a me. Ma se solo il mio povero marito provava a formulare qualche accusa nei miei confronti, io lo ambientavo, lo polverizzavo, lo soffissavo. E povera anima, mi ha amato per sempre. Ah, hanno suonato. Sì. Devono essere quelli dell'agenzia. Beh, non mostrarti agitata e mi raccomando, sorridi. Andate a vedere chi è. È una signora piuttosto anziana. Che può essere? Non saprei, guardi lei. Adriana! Ma ero così in pensiero, perché non mi hai detto che saresti tornato? Sarei venuto a prenderti alla stazione. Ho deciso di partire all'ultimo momento. E ho voluto farle un'improvvisata. Ma sono così contenta, io non vedevo l'ora. Ma sei stato sempre bene? Sì, sono stato bene. Abbiamo avuto molto da fare per risolvere. Signor avvocato, la signora vorrebbe parlare con lei. Con me? Prego, s'accomodi. Trombi. Eh? Sono Stanislao Trombi della Scrutto e Vedo. Sì signora, sono subito da lei. Per cortesia, andate di là, aspettatemi là, devo parlare con questa mia cliente. Andate. E scommetto che non mi aveva riconosciuto. Questo è uno dei miei più felici travestimenti. Ho pensato che fosse prudente date le circostanze. Sì, ha fatto bene. Allora? È tutto qui. Quanta roba! No, solo questo. Del resto erano altri cornuti. E volevo dire altri affari. La prego di notare l'ordine e la precisione con la quale noi diamo corso alle nostre indagini. Ogni